Questo progetto nasce da un'idea di Fabrizio Borrelli, un fotografo, sceneggiatore per grandi registi italiani ed europei che vive a Terni da diversi anni. Abbiamo iniziato una collaborazione anni fa con una mostra sui temi della follia e ha dato quest'idea, cioè di attraverso i volti della città e i luoghi della città di rappresentarla. Naturalmente sembra facile in sé, ma il lavoro dell'artista è quello di tirar fuori appunto dai volti, dai luoghi, delle persone l'anima della civitas, della città. E questo sforzo, diciamo, è quello che poi i cittadini ternani potranno venire a vedere nel Museo Diocesano. Ringraziamo anche naturalmente la Curia, la Diocesi appunto, e Monsignor Soddu che ci ha permesso di essere qua, la Fondazione Carit, l'amministrazione comunale sia precedente che attuale, che ci permette di dare visibilità a questo importante lavoro che, come è stato detto, anche di carattere nazionale a questo punto. Poi ritengo che l'amministrazione attuale, come ha già detto attraverso il vice sindaco che poi dirà, può essere uno spunto per partire per realizzare qualcosa che è sicuramente importante e necessario in questa città, un archivio urbano che dovrebbe raccogliere le nostre storie. Ma diciamo che Diario Urbano rappresenta il racconto di una città attraverso i suoi protagonisti, i volti che rappresentano le emozioni dei cittadini ternani. È un'emozione continua, costante e progressiva che individua la nostra città attraverso i suoi cittadini. Scambiando delle idee con l'artista e con la curatrice, come amministrazione ritengo che sia possibile rendere questo archivio fotografico, diciamo, come una sorta di work in progress, individuando una sede e rendendolo vivo, attivo e rappresentativo dell'evolversi della nostra città di Terni, e magari anche essere un momento di scambio interculturale con situazioni analoghe che si verificano in altre città. È bello che in questo caso è cambiata la prospettiva, la città non viene raccontata tramite, diciamo, la struttura urbanistica, la sua storia, quindi attraverso monumenti, chiese e tutto il resto, ma bensì viene raccontata tramite coloro che la vivono quotidianamente. La mostra Diario Urbano Ritratti Terni 22-23 nasce come conclusione di un primo step, di una grossa ricerca fatta sull'identità e sul territorio nell'ambito del progetto Tutta mia la città. Nell'ambito del progetto Tutta mia la città, che è un progetto diciamo ormai storico qui a Terni, abbiamo organizzato degli atelier narranti, quindi dei laboratori improvvisati e estemporanei in cui sono state realizzate delle fotografie in posa come vecchio stile, con l'immagine proprio che si sofferma sul discorso dell'identità personale, e insieme abbiamo fatto delle interviste. Il senso di questo lavoro, e poi che si è concluso in una pubblicazione che oggi presentiamo e che poi si è conclusa ancora in questa mostra che oggi inauguriamo, è quello di far vedere la città di Terni attraverso i volti dei suoi cittadini, nel concetto di civitas che anziché esprimere il luogo soltanto attraverso le forme urbane, lo esprime anche attraverso le persone che lo abitano, che lo usano, e attraverso gli scambi e le relazioni che queste persone riescono ad avere tra di loro. Anzi, cerca proprio di favorire questo aspetto che sottolinea l'importanza del luogo anziché dello spazio misurabile, del luogo come luogo affettivo, come geografia umana della città. Diciamo, ne esce un'immagine di città amata, intanto, cioè città che i cittadini vogliono vivere al meglio e che di cui riconoscono anche alcuni difetti, alcuni limiti, ma per i quali sono disposti a diciamo lavorare. Tant'è vero che, girando la mostra, questo si vede assolutamente, sono tutti dei testimonial della città, come se fossero tutte affiche che danno il senso della città stessa. L'intento era quello di ricostituire un po' l'idea dell'atelier fotografico, cioè del ritratto in posa,
in parte del ritratto di strada, in parte del ritratto in posa nello studio, che è quello che abbiamo realizzato nel Museo Diocesano. Questo lavoro segue un po' alcune delle mie diverse linee di lavoro, di ricerca, che sono da una parte il lavoro, da una parte la ritrattistica in generale, e dall'altra parte la ritrattistica del cosiddetto common people, cioè delle persone che normalmente non si fanno riprendere, diciamo, se non in situazioni personali e private. Mi ha riportato un pochino anche al discorso della fotografia sociale, diciamo così, cioè di un'arte, se vogliamo così definirla, che vuole narrare, rappresentare qualche cosa che va oltre l'autore stesso, diciamo, ecco. Cioè l'utilizzo di una tecnè per un racconto che non riguarda il mondo interno dell'autore, ma riguarda ciò che l'autore può vedere e può guardare.